Bentrovati a Ospitalità E, rubrica Fate Bene Fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un saluto a Fra Marco Fabello, direttore della rivista Fate Bene Fratelli, con noi in studio. E Bentrovati. salutiamo in collegamento da Cernusco, Fra Giancarlo Lapice, segretario provinciale Fate Bene Fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Bentrovati. Buongiorno a tutti. Ospitalità e conversione, questo è il tema di oggi perché recentemente si è celebrato, si è ricordato questo episodio particolare della conversione di San Giovanni di Dio. Vogliamo chiedere subito a Fra Giancarlo se vuole raccontarci questo episodio. Possiamo definirlo un evento fondamentale nella vita di San Giovanni di Dio. Poi sappiamo, dopo una serie di esperienze che ha fatto, a un certo momento della sua vita, Juan Ciudad, o Giovanni di Dio, come lo chiamiamo noi oggi, approdò a Granada, dove condusse una vita tranquilla vendendo i libri. Era un libraio. Però in una continua e irrequieta ricerca di quel senso che non riusciva a pagare con la sua ordinaria attività. E la data fatidica è proprio la festa di San Sebastiano. A Granada si recò un grande sacerdote, San Giovanni d'Avila, recentemente proclamato dottore della Chiesa, a tenere un sermone. E parlando proprio delle beatitudini, cioè commentando quel passo del Vangelo di Luca al capitolo sesto, toccò profondamente il cuore e la coscienza del nostro santo fondatore, in modo tale che lo sconvolse profondamente. Questa conversione, questo inizio di una vita secondo il Vangelo, lo portò ad essere ricoverato nel grande ospedale reale di Granada, nel quarto patio dove erano ricoverati i malati di mente. Praticamente il Signore lo portò a incarnarsi proprio in quella profonda miseria umana, quella sofferenza indicibile, per capire finalmente quale è il suo destino, qual è la sua strada, dove cercare quella risposta che lo tormentava da tempo. E davvero, diciamo, è un momento decisivo, è uno spartiacque, diciamo, prima e dopo. Fra Marco, capiamo dalle parole di Fra Giancarlo perché è così importante, perché viene ricordato ancora oggi questo episodio della vita di San Giovanni di Dio. Viene ricordato perché è fondamentale, come è stato detto, ma Giovanni e io ci siamo abituati a questi scherzi, chiamiamoli così, tra virgolette, scherzi spirituali, perché prima di questo avvenimento, mentre era nell'esercito, cadde da cavallo e lì ci fu un altro momento importante, quando fu minacciato di essere ucciso, di essere messo a morte. Poi un altro momento importante quando a Ceuta lavorava per mantenere una famiglia portoghese decaduta, quando va a Granada, Gesù che gli dice: Granada sarà la tua croce. Sono tutti elementi che, se li colleghiamo uno all'altro, arriviamo all'elemento fondamentale, che è la conversione vera, quella che ci sta raccontando Fra Giancarlo. Colpisce che la data del 20 gennaio in cui viene ricordata la conversione di San Giovanni di Dio coincida con appunto la festa di un altro martire, di un martire della Chiesa che è San Sebastiano, il quale anche lui fu militare proprio come San Giovanni di Dio. E anche in prossimità di questa data c'è un'altra conversione che viene celebrata, quella di San Paolo. Fra Giancarlo, parliamo di coincidenza? Ma noi possiamo parlare di coincidenza, ma in chiave evangelica parliamo sempre di provvidenza. Dio provvede, Dio dispone gli eventi perché uomo possa scegliere la sua strada, cioè quella strada che Dio gli propone per trovare quella pienezza desiderata. Come dicevo, il tratto caratteriale di San Giovanni di Dio, proprio prima della conversione, dice il suo biografo, erano segnati da questa profonda irrequietudine.
Lui cercava di dare la risposta a questa ricerca interiore. E come diceva Fra Marco, ne ha tentato tante strade. E soltanto dopo questo evento cruciale, dopo questa omelia, dopo questo incontro con l'apostolo di Andalusia, Giovanni di Dio fu toccato profondamente nel suo essere, da essere sconvolto. E questo suo essere sconvolto, come dice il biografo, fu scambiato per una malattia mentale. E lì entra quella volontà salvifica di Dio che non abbandona nessuno dei suoi figli e con Giovanni di Dio, e la storia lo conferma, aveva questo grande progetto di entrare nella piega di una realtà di miseria e di sofferenza umana indicibili. Perché una cosa è parlare dei malati, dei poveri, dei miseri, l'altra è incarnarsi nella loro realtà. Giovanni di Dio ha incarnato la loro realtà per capire fino in fondo cosa è la sofferenza umana. E da lì trova la risposta a che cosa? A quel suo profondo desiderio di rispondere alla chiamata di Dio, ma proprio in un contesto inaspettato. Chi si aspettava che lui finisse in un reparto dei malati di mente? Nessuno, neanche lui. E la parola di Dio lo sconvolse a punto tale che gli spalancò questa porta e lasciò la storia, il segno lungo la storia, questo stupendo, mirabile testimonianza da parte sua, dove ancora oggi, Fra Marco ne ha una lunga esperienza, la malattia mentale e i nostri ospiti affetti da queste patologie sono ancora il luogo privilegiato per vivere questa eredità carismatica di San Giovanni di Dio, che proprio a partire da questa esperienza, dove Giovanni d'Avila spezzò il pane per San Giovanni di Dio, li fece capire, lo toccò e questo lo trasformò e lo portò a quello che noi siamo oggi, cioè una famiglia che ancora oggi vive di questa esperienza così toccante, così profonda, ma anche così promettente, dinamica, capace ancora di muovere tutti noi in direzione di quello che San Giovanni di Dio voleva. Lui si è detto proprio in quel momento, mentre era ricoverato in quel reparto dove i metodi di cura erano di un tempo molto crudeli, molto difficili, perché non avevano altre possibilità, però ciò che mancava era l'umanità, era la compassione. E San Giovanni di Dio, nel rispondere a questa chiamata di Dio, intraprende questa strada di accoglienza ospitale, di cura, di stare accanto, per dischiudere la speranza a proprio questa fetta dell'umanità più provata, più disperata e più dolorosa. Fra Marco, il tema della conversione è un richiamo un po' per tutti, anche solo dal punto di vista, diciamo, umano, spirituale, ma in particolare convertirsi all'ospitalità, che è il punto, il carisma di San Giovanni di Dio, nei tempi odierni, cosa vuol dire? Convertirsi all'ospitalità è mettere dentro di noi le persone sofferenti, le persone che hanno problemi, non solo curarle così come le curano tutti, ma curarle con il cuore, che è quello che manca molto in questa società egoistica. Leggiamo in questi giorni le cronache dei giornali in cui ci mettono davanti gli orrori. Di persone che invece di assistere e di aiutare i malati li sconvolgono, li maltrattano, ne abusano. E San Giovanni di Dio, tutta la sua vita, non ha fatto altro che favorire l'aiuto ai malati, che è essere vicino a loro, non certo quello di portare violenza o altro. E forse da questa conversione di Giovanni di Dio, non solo noi, ma il mondo della sanità dovrebbe capire dove porsi, dove andare, cosa fare e cosa non permettere che si faccia. Gli abusi oggi non sono così rari come si pensa e l'abbiamo verificato, lo stiamo verificando con dolore e con tristezza. Fra Giancarlo, in che modo i laici, i volontari e i collaboratori che anche lavorano nelle strutture
ospedaliere dell'Ordine di San Giovanni di Dio partecipano a questa memoria della conversione, della conversione che poi appunto conversione all'ospitalità e come viene celebrata normalmente dall'Ordine ospedaliero e dalla provincia Lombardo-Veneta? Ma rientra in quelle tradizioni che Ordine custodisce con gelosia, sono quelle memorie che in qualche maniera continuano a rivigorire, a ridare il senso e la forza al nostro operato quotidiano. Come diceva Fra Marco, l'ambito della cura, di quelle aree, quegli ambiti umani più difficili, più esigenti, sono veramente a volte anche ambiti logoranti, per cui una continua assidua formazione, un accompagnare i collaboratori nel vedere che in quel difficile lavoro c'è un grande contributo risanante che ci rende ancora più umani, ovviamente noi ispirati dal carisma di San Giovanni di Dio che si radica profondamente nel Vangelo di Cristo. È questa assoluta novità, perché attraverso la dedizione condivisa con i nostri collaboratori, la cura, la loro professionalità, noi oggi forse è l'unica maniera in cui riusciamo fino in fondo a vivere tutte le esigenze che l'ospitalità di San Giovanni di Dio richiede, una risposta adeguata, qualificata e umanizzata. Poi la conversione per ciascuno di noi è forse uno stato permanente, per i grandi santi erano dei momenti puntuali, come lei sottolineava prima, in questi giorni abbiamo celebrato la conversione di San Paolo e noi sappiamo cosa vuol dire convertire questa metanoia, cioè questo cambiare la prospettiva dentro di noi, cambiare il nostro cuore alla luce di questa parola che è il Vangelo di Cristo. E sotto questa luce le cose si vedono diversamente e cambiano le priorità che poi il frutto di queste conversioni è un bene che poi è apprezzabile da tutti. Non è un bene spirituale richiuso dentro una coscienza che non comunica con gli altri. Il Vangelo è un'apertura continua, è un continuo donarsi, è un continuo accogliere l'altro e, come dice il Vangelo, in modo particolare accogliere coloro che sono i più fragili e più bisognosi. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo Fra Giancarlo Lapici, segretario della provincia Lombardo-Veneta Fatebene Fratelli, e ringraziamo nuovamente e salutiamo Fra Marco Fabello, direttore della rivista Fatebene Fratelli. A voi tutti che ci seguite da casa, un arrivederci alla prossima puntata.